Ecco, vedi questa roccia? Mi è arrivato proprio il messaggio di fare questo lavoro in diretta. È un po' in alto e sta facendo buio, e comunque è possibile ricevere l'energia di questa roccia dal punto in cui mi trovo. E quindi mi è stato detto di fare questo lavoro in diretta. Quindi abbi un po' di pazienza, ci saranno dei tempi in cui non sentirai nulla. Ma man mano che accadranno eventualmente delle cose, te le riferirò. Intanto ti suggerisco di metterti in uno stato di tranquillità e di apertura. Ecco, l'energia comincia a fluire. Nel mio caso sta arrivando proprio all'altezza dell'addome e sta lavorando sul secondo e sul terzo chakra. È un'energia molto fluida ma diretta e sta scaldando tutta la zona dell'addome. Sta lavorando sul tentativo di controllo nella vita, sulla limitazione nel fluire. E sugli attaccamenti. Sento proprio come se l'energia di tutto ciò che mi sto portando dietro e che non è utile, che ha a che fare con le paure, che ha a che fare con i pensieri relativi a ciò che erroneamente è illuso. E a livello di illusione si pensa che possano essere importanti, nel mio caso nella mia vita, nel tuo caso nella tua. Mi sento proprio come se stessero staccando una roccia dalla mia schiena. Sento proprio il rumore di questa roccia, come se venisse spostata. E sento l'energia di questa roccia rossa che ti ho mostrato poc'anzi, che sta spostando tutto ciò che in realtà non è utile, tutto ciò che è un'illusione, tutto ciò che in realtà è un limite da me e quindi, se te lo permetterai, anche da te. Chi sei tu senza tutto questo? Sicuramente un essere più libero. La roccia è caduta, si è staccata. E se fai un bel respiro, puoi sentire come questa energia, che prima era forte, un'energia che agiva fisicamente su di te, adesso diventa un'energia dolce, e che porta al tuo flusso energetico dai tuoi piedi fino alla testa e verso l'alto, come un vortice multiplo ritorto che dalla terra mi e ti connette al cielo, al divino, e crea un'asse di centratura molto forte, che ti e mi permette di essere maggiormente connesso a te con te stesso, a me con me stesso e con il nostro rispettivo scopo di vita. Moltiplica la tua e la mia capacità di ascolto di quelli che sono i messaggi che ti portano e che mi portano, rispettivamente nel tuo e nel mio flusso, che in realtà è un flusso unico. Respira e lascia andare. E goditi il risultato di quanto ti sei permesso di fare. Grazie per aver scelto di fare questo lavoro con me e di essere qui con me a Sedona, e ti mando un abbraccio e ti auguro
Una bellissima nottata perché lì è notte. Ciao, a presto.